Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi nuova recensione di un modello che contiene alcune controversie. Ero quasi convinto di non riuscire a portarvi queste recensioni in tempo, però il Corriere è appena arrivato e mi sono direttamente seduto per registrare e portarvi la recensione il prima possibile. Come potete vedere si tratta di Jordan e cominciamo subito con l'unboxing. Tanto per cominciare, scatola molto molto bella. A me piacciono davvero tanto le tonalità che hanno deciso e il colore rosso contrastante che hanno utilizzato. In questo caso la scatola è completamente color crema con due tonalità differenti. Da una parte la troviamo lucida e leggermente più scura, dall'altra più tendente al sail e opaca. Ci troviamo di fronte a un modello di Air Jordan 3 Retro Special Edition nella colorazione Muslin University Red. In questo caso è la mia taglia, un 41, quindi vedrete anche un on fit. Andiamo ad aprire la scatola e troviamo la carta protettiva con la trama della cement print, molto famosa sul modello Jordan 3, anche se in realtà in questa particolare colorway non c'è la cement print, però la scarpa all'interno è davvero spettacolare. Jordan 3 in colorazione muslin. Scarpa secondo me davvero eccezionale. La controversia che ne ha fatto tanto parlare è il paragone con la Jordan 3 in color... Ops, queste qua non erano giuste. Della Jordan 3 in collaborazione con Ama Manier. Secondo me è un paragone non sufficientemente fondato. Cioè, adesso ve le metto davanti una all'altra. Simili, forse per la silhouette, perché si tratta sempre di una Jordan 3. Hanno entrambe, sì, un vibe molto vintage, ma ciò non significa che siano la stessa scarpa o che siano uguali. Hanno semplicemente tutte e due dei toni che ricordano molto dei colori vintage di una scarpa abbastanza usata, che poi qui di usato non ne vedo più di tanto. Quindi secondo me il paragone è un po' cagato fuori dal vaso. Chiaramente preferisco la Jordan 3 a Ama Manier, ma non significa che questa qui non mi piaccia. Secondo me sono due scarpe molto molto diverse. Basta vedere, il colore principale della Ama Manier è bianco, mentre questo qui è panna. Il materiale principale è pelle, qui il materiale principale è canvas. Non c'è veramente troppo da discutere su questo discorso. Le differenze sono molte di più delle similitudini, anche perché appunto la similitudine è semplicemente il vibe vintage, che ripeto, a parere mio, non è sufficiente per paragonare le due scarpe o per considerarle uguali o per considerarne una la versione per poveri dell'altra. Tolto l'elefante dalla stanza, iniziamo a parlare di questa scarpa. Jordan 3, il modello che ha fatto rimanere il gran Michael Jordan in collaborazione con Nike. Senza questa scarpa, senza il lavoro di Tinker Hatfield, probabilmente Michael Jordan non avrebbe continuato la sua collaborazione con Nike, appunto. Quindi ringraziamo Tinker Hatfield per questa fantastica silhouette che ci ha anche permesso di avere tutte le future, come ad esempio anche la Jordan 4. Colore principale della scarpa, appunto questo color sail, molto molto bello, davvero sottile, davvero tenue. Come dicevo, molto tendente e molto ricordante dei colori vintage che l'anno scorso e quest'anno stanno andando davvero davvero di moda, e a me non dispiace affatto. Il materiale principale del lato maglia è canvas, quindi questo tessuto abbastanza rigido che poi viene accentuato da due colori che sono un grigio molto scuro e un rosso davvero acceso. Il grigio scuro possiamo trovarlo sulla parte frontale del lato maglia e sulla parte posteriore, nei pannelli che potremmo dire quasi wave, che vanno a racchiudere il tallone della scarpa. Questi pannelli grigi sono in suede molto morbido e davvero piacevole al tatto. Altri dettagli grigi possiamo trovarli negli occhielli in cima alla scarpa e nell'imbottitura interna, in questo caso sufficientemente morbida. Non hanno esagerato secondo me, perché si va verso l'estate e tra il canvas e l'imbottitura non troppo pesante, questa scarpa è sufficientemente estiva. Sicuramente è più traspirante che un modello completamente in pelle. Dettagli in rosso secondo me azzeccatissimi, aggiungono quell'accento di colore che manca alla scarpa, che altrimenti sarebbe rimasta veramente troppo sottotono forse. Invece con questi leggeri accenti in rosso abbiamo degli sprazzi di colore qua e là che riescono a elevare la scarpa. Accenti in rosso che possiamo trovare sul fantastico Jumpman in cima alla linguetta, nei buchi per i lacci laterali, all'interno della linguetta e sul backtab, in cui troviamo il Jumpman al posto del logo Nike Air, perché non si tratta di una colorazione OG. C'è chi preferisce le scarpe soltanto con il Nike Air sul back, a me onestamente sia in un modo che nell'altro piace tanto. Jumpman in rosso su un backtab in
plastica dura, sempre in colorazione sail, ha una tonalità leggermente diversa dal resto della scarpa, ma probabilmente più questione di materiale che di colore che hanno deciso, ovvero lo stesso colore su un materiale diverso risulta di una tonalità differente. Intersuola classica del modello Jordan 3, in questo caso con due colorazioni diverse che sono un sail molto leggero e un cream sulla parte posteriore poco al di sopra della Air Unit. Modello Jordan 3, primo modello di Jordan con la Air Unit visibile tra l'altro. L'outsole invece è quasi completamente grigia con degli accenti in rosso e una parte in colorazione sail. Per quanto riguarda i lacci, all'interno della scarpa viene già inserito un laccio colorazione sail davvero bellissimo. La colorazione di questo laccio secondo me è perfetta, un sail molto leggero, non troppo, non è troppo tendente al bianco, dà comunque un leggero contrasto con il resto della scarpa, non è esattamente la stessa tonalità di sail del resto della tomaia, ma secondo me ci sta da Dio. In più viene incluso anche un secondo paio di lacci grigio che va appunto a riprendere poi il secondo colore dominante della scarpa, che però secondo me, non lo so, non mi convince tanto avere un laccio grigio su questa scarpa, magari poi ci sta bene, però io proverei comunque lasciare quello sail. Parere personale, questa secondo me è una delle migliori colorway non OG rilasciate di Jordan 3 negli ultimi anni. Una scarpa davvero particolare con dei colori unici, perché sì, ripeto, secondo me con la Jordan 3 Mamma Nier ci piglia poco e niente. Bella da vestire, facile da abbinare, spero di vederla indossata davvero tanto quest'anno. Modello Jordan 3 non piace a tutti quanti a livello di vestibilità perché è abbastanza bulky, è un modello mid, quindi non è né high a coprire completamente la caviglia né low a lasciarla completamente scoperta, la copre a metà, arriva a me ad esempio arriva giusto fino al malleolo, e a me piace tanto il look che ha questa scarpa al piede. D'estate con gli shorts, calzino alto, la Jordan 3 è spettacolare. In questa colorazione mettete magari un pantaloncino beige o anche un pantaloncino di jeans, una t-shirt bianca, avete fatto un outfit che spacca. Data di release ufficiale 31 marzo del 2022, prezzo di retail 200 euro, purtroppo anche quello delle Jordan 3 è aumentato da 190 a 200. Quantità sufficientemente limitata, non era proprio facile da riuscire a prendere. Io sono stato molto fortunato a prendere dal negozio BSTN tramite la loro raffle e grazie al cielo sono arrivata in tempo per portarvi la recensione. Sono uscite poi anche come al solito sull'applicazione Sneakers e tutti gli altri retailer che normalmente hanno i modelli un po' più limitati. Non si trattava di una general release, quindi le paia erano abbastanza limitate come ho già detto, e questo chiaramente andrà a influire sul lungo termine sul prezzo di resell. Una scarpa così bella, così facile da vestire, secondo me salirà abbastanza in fretta. Al momento per quanto riguarda il resell potete trovare un paio intorno ai 250 euro, quindi non molto più rispetto al retail, che secondo me per questa scarpa è veramente regalato. La vedo tranquillamente tra un annetto ad essere già sopra i 400 euro, per quanto è facile da vestire e quanto piace alla gente. Nonostante venga definita la Mamma Nier dei poveri, vi assicuro che a breve non sarà più una scarpa da poveri. Il prezzo di resell andrà abbastanza alto da non essere più considerabile come cheap, quindi se la volete io davvero vi consiglio di non aspettare troppo e aggiudicarvene un paio il prima possibile. Per quanto riguarda la taglia, calza come tutti i modelli di Jordan 3, quindi true to size. Non è uno dei modelli più comodi di Jordan, non è uno dei miei modelli più comodi in generale, io onestamente mi trovo abbastanza scomodo, utilizzo tanto le mie Jordan 3 a Mamma Nier e non è che mi ci trovi proprio comodissimo a camminare. Detto questo, potete stare tranquilli con la vostra taglia naturale. Nel caso se non vi trovate bene con la soletta che c'è già nella scarpa, potete tranquillamente acquistarne una e sostituirla, è molto semplicemente removibile questa. Se volete dare un'occhiata al prezzo di resell della vostra taglia o direttamente acquistarla, io vi lascio in descrizione il link a StockX. Bene ragazzi, per questa recensione è tutto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa Air Jordan 3 in colorazione muslin, se l'avete coppata, se avete intenzione di copparla a resell, io ve la consiglio tantissimo, davvero davvero bella. Se questo video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel like e noi ci vediamo alla prossima.